Buongiorno e benvenuti a questo panel di Progetti Cantieri d'Italia 2021 dedicato al benessere indoor negli spazi chiusi. Diciamo infatti che sono già alcuni anni che parlando di progettazione, di come si pensano gli immobili, si parla di mettere l'uomo al centro, l'essere umano, e quindi anche il suo benessere, sia fisico a livello di salute e di sicurezza, sia mentale a livello psicologico. Poi siamo da un anno e mezzo in questa pandemia che ha cambiato totalmente i nostri modi di vivere e ha posto ancora di più l'attenzione su quella che è la sicurezza anche a livello proprio di difesa dalle malattie, dai virus, anche dai batteri che ci sono ovunque, anche se non li vediamo. Oggi parliamo del benessere negli spazi chiusi insieme a Alessandro Villa di Alpac, Massimiliano Fadin di Decoral e Gianfranco Sassi di Fiandre Architectural Surfaces. E proprio con Gianfranco vorrei partire con un intervento, in quanto sono anni ormai che tu partecipi alle nostre iniziative raccontando dei vostri prodotti che anche in tempi non sospetti agivano per la difesa, per il benessere fisico delle persone che vivono gli immobili. Vorrei chiederti, rispetto a quanto facevate prima, cosa ha cambiato l'esperienza della pandemia che stiamo vivendo sulla nostra pelle? Beh, guarda, fortunatamente noi abbiamo già un'esperienza ormai decennale su questi prodotti che hanno un'azione battericida e anche un'azione antivirale e hanno anche un'azione ovviamente per migliorare la qualità dell'aria anche dagli agenti atmosferici negativi, come l'inquinamento interno dai VOC, da quelle che sono certi trattamenti o certi detergenti che sono tipici della pulizia normali, che però senza rendercene conto creano problemi di qualità dell'aria, tant'è vero che la qualità dell'aria interna è sempre peggio di quella esterna. Noi da anni facciamo questo materiale che avevamo calcolato che un appartamento di 100 metri depurava l'aria dagli eventi atmosferici esterni in 20 minuti. Parlo degli NOx e dei motori diesel, per esempio, ma la pandemia ha accelerato un processo di consapevolezza di cosa avevamo in mano. Tant'è vero che la ricerca, sia da un punto di vista produttivo, che è andata avanti, perché da un po' di tempo facciamo anche l'Active, parliamo di un prodotto che si chiama Active, facciamo l'Active 2.0. E questa pandemia ci ha fatto stare molto attenti a quello che era esattamente anche il tema del giorno, che era questo maledetto Covid-19, che è quello che è tuttora ci sta perseguitando, che ha fatto molte vittime. Ebbene, dopo una ricerca approfondita con ovviamente istituti e con la comunità scientifica, perché maneggiare questo tipo di virus lo puoi fare solo con la comunità scientifica e solo con certi istituti, perché ovviamente è pericolosissimo, è venuto fuori che il nostro materiale ha un'azione molto efficace anche per quanto riguarda il Covid-19. Ossia, se il Covid-19 si appoggia su una nostra lastra, fa una brutta fine. Abbiamo dei test fatti proprio dall'Università degli Studi di Milano, oltre a tutti i vari test normalizzati dalle ISO, e siamo gli unici ad averli, che danno anche questa sicurezza, per cui il benessere, o a me piace chiamarlo anche il benstare dentro gli ambienti chiusi, è decisamente migliorato, ma migliorato anche nella consapevolezza che tu hai la possibilità di avere qualche cosa che ti difende, tra l'altro 24 ore al giorno, perché agisce anche di notte, data una formula esclusiva nostra che è riuscita a combinare l'azione del biossido di titanio che viene aiutato dalla luce con quello dell'argento che comunque è un antibatterico antivirale naturale. Quindi questi nuovi materiali, queste nuove tecnologie ci hanno dato la possibilità di mettere sul mercato qualche cosa che sia veramente una difesa, che per l'indoor, che è la parte più pericolosa, perché l'outdoor fa meno paura, ma l'indoor, soprattutto dove comincia a girare delle persone, è una difesa in più da quelle che comunque già abbiamo.
Per cui il mercato sta reagendo in modo positivo su queste nuove proposte che noi stiamo facendo. Ecco, dopo torneremo infatti sul tema della reazione del mercato alle vostre proposte. Visto che Gianfranco ha parlato di certificazioni, vorrei chiedere a Massimiliano Fadin di Decorel, anche voi avete prodotti che agiscono a livello di sostenibilità, di sicurezza e benessere delle persone. Ci puoi spiegare che tipo di prodotti sono e se anche i vostri sono certificati, come diceva Gianfranco, per i suoi? Sì, grazie Pietro. Noi abbiamo già da anni attivato appunto un percorso, lavorando anche a livello internazionale di certificazione soprattutto poi su questa tematica della sostenibilità. Per quanto riguarda le finiture di Decoral, avevamo già ottenuto anni fa le certificazioni legate appunto all'assenza di VOC, sia per quanto riguarda la produzione delle polveri, dei polimeri con cui poi vengono realizzate le finiture a polvere e le sublimazioni, sia per quanto riguarda poi l'applicazione, anche perché noi oltre a produrre le polveri e applicare le finiture, realizziamo anche gli impianti di verniciatura. Abbiamo circa 700 impianti in 100 paesi nel mondo, quindi il grado di attenzione è stato molto elevato. Diciamo che l'arrivo della pandemia ha consentito ovviamente di intensificare l'attività di ricerca e sviluppo, e quindi l'anno scorso abbiamo dato vita a un sistema di finiture denominate Antibact, che hanno proprio lo scopo di azzerare la proliferazione dei batteri per una durata minima di 10 anni, con una certificazione appunto internazionale, ma la novità sta nel fatto che questo tipo di trattamento può essere applicato non modificando gli aspetti estetici delle finiture, quindi si possono realizzare tutte le finiture RAL, le finiture sublimate che vanno a replicare gli effetti coating, gli effetti legno, gli effetti marmo e anche le stampe digitali, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'indoor. E con questo tipo di trattamento si possono andare a verniciare quindi i profili per serramenti, per le facciate, per la parte ovviamente interna. Si possono verniciare tutte le lamiere che possono essere utilizzate sia per le pareti verticali che per quelle orizzontali, e anche per tutto l'aspetto legato al retail per quanto riguarda gli scaffali, i banconi e per esempio anche per gli ascensori, per tutti diciamo le cabine degli ascensori. Abbiamo avuto sicuramente un incremento delle richieste perché la sensibilità è cresciuta. Però credo che siamo proprio ancora all'inizio di questo percorso e credo che le aziende che fanno parte di questo panel abbiano sicuramente le capacità e abbiano capito quale sia il focus su cui puntare nei prossimi anni. Ecco, infatti sì, proprio su questo vorrei poi concentrare il nostro confronto. Adesso però vorrei andare da Alessandro per chiedere anche a lui di spiegarci quali sono le soluzioni che Alpac offre a livello di benessere indoor. Infatti prima Gianfranco ha parlato della differenza tra aria interna e aria esterna, dove spesso quella interna è più inquinata paradossalmente dell'aria esterna sulle strade, e voi vi occupate proprio anche di ventilazione meccanica controllata, quindi specificatamente del ricambio d'aria. Sì, esatto, Pietro. Noi ci occupiamo del ricambio dell'aria interna degli ambienti attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. Paradossalmente, le case vecchie, erano le case più salubri perché venivano fatte con comunque metodologie meno performanti dal punto di vista del contenimento energetico, quindi il vecchio spiffero della finestra permetteva di gestire un ricambio d'aria costante e continuo, e poi le nuove norme, la sensibilità verso appunto, no, il non disperdere quello che è l'energia necessaria per raffrescare e riscaldare, ha fatto sì che le nostre case sono degli ambienti sempre più ermetici e quindi ambienti dove la qualità dell'aria indoor tende a intanto non essere salubre perché all'interno degli ambienti stessi
Sì, abbiamo verificato esserci presenza di formaldeide, di elementi nocivi, di VOC, in maniera a volte anche preoccupante proprio per la salubrità e per le persone stesse che vivono quegli ambienti. Scusami, VOC sta per? Sono i volatili organici, quindi sono tutto ciò che sono quelle particelle dannose per l'uomo, che possono essere così date da moquette, dai prodotti che si usano per pulire la casa. Cioè, purtroppo la chimica ha fatto sì che si formassero prodotti sempre più complessi, con molecole sempre più complesse che già da sole sono pericolose, aggregate diventano ancora più pericolose per gli uomini se respirate, cefalee, problemi notturni, piuttosto che asma, allergie. Quelle sono molte volte causate da ambienti indoor poco salubri. Allora, se la nostra casa non è dotata di sistemi, chiamiamoli di vecchio stampo, per far ricambiare quest'aria, dobbiamo inserire delle unità di ventilazione meccanica che fondamentalmente cambiano continuamente l'aria, lavano completamente l'aria, pescando dell'aria esterna e buttando fuori l'aria interna, che a volte è anche esausta e piena di CO2. Allora, queste macchine fanno quello che una volta era aprire la finestra. Allora, oggi magari non apriamo più le finestre, le case sono molto così a tenuta stagna, e quindi il problema di base è che, ahimè, riscontriamo questi problemi. Allora, i nostri sistemi, oltre che ricambiare l'aria, hanno anche dei filtri. Filtri in entrata e in uscita. In entrata, perché l'aria che preleviamo dall'esterno è piena di PM10, è piena di particolati pericolosi, no? Dati dallo smog e dall'inquinamento. Quindi l'obiettivo di Alpac è fermare queste molecole pericolose attraverso questi filtri, che sono dei filtri F7, e nello stesso tempo prelevare l'aria interna, che anche quella è sporca, e fare questo scambio portando dell'aria salubre, dell'aria pulita. Poi le macchine sono dotate anche di sensoristica per monitorare la qualità dell'aria che stiamo in qualche maniera gestendo. Ecco, scusa Alessandro, poi magari torniamo dopo sul punto della sensoristica. Prima voglio attaccare col discorso a cui accennavo prima insieme a Gianfranco, vale a dire la reazione del mercato a prodotti come il vostro, come quello dei tuoi colleghi, che aiutano il benessere di chi vive negli spazi chiusi. Qual è attualmente la tua impressione? Cioè, gli sviluppatori, i general contractor, hanno percezione del valore aggiunto che hanno prodotti come i vostri? Guarda, intanto ti ringrazio per la domanda e anche per questo panel qua, perché vedo che tutti e tre parliamo la stessa lingua, e quello che diceva prima Alessandro è anche è quello che siamo consapevoli noi. Il mercato è un fatto formalmente di comunicazione. I nostri abituali referenti, parlo delle imprese, dei referenti del real estate, normalmente guardano sempre l'ultima riga in fondo, quello che costa, eccetera. E in realtà noi siamo riusciti a sfondare delle porte o ad aprire delle porte che erano apparentemente chiuse da quel budget, che lui dice io non posso sparare a questo budget, facendo capire che il minimo sacrificio in più che tu chiedi per avere questi materiali era ampiamente compensato da quello che loro potevano vendere. Cioè, io avevo fatto un'indagine per conto mio con delle persone che erano degli utilizzatori finali, descrivendogli, non dichiarandomi, ma descrivendo il mio materiale come un ipotetico materiale che potrebbe essere sul mercato, quelli che, parlo di utilizzatori finali, quindi gente che acquista, mi hanno detto la cifra più bassa, mi hanno parlato di 170 euro al metro quadro, tanto per fare delle cifre, quando noi ne facciamo pagare 15-20 al metro quadro. Quindi ho detto, evidentemente, quelli che stanno in mezzo, delle volte bisogna
fargli capire che lavorare sulla qualità diventa una fonte di guadagno superiore, lavorare sul benessere diventa una fonte di guadagno superiore. Perché se tu compri un appartamento a Milano, non so cosa costi, ma mettiamo che costi 5.000 euro al metro un appartamento a Milano, se tu ne spendi 30 in più per avere un materiale che comunque ti garantisce intanto di fare meno VOC, come diceva prima Alessandro, per cui i filtri di Alessandro si intasano meno, per cui a questo punto anche il lavoro di Alpa che diventa più redditizio e più facile nell'ambiente, e anche il lavoro di Massimiliano, che lui magari ti pittura le aree con il prodotto che non genera questi inquinanti, per cui il mettere tutti insieme queste cose, il valore aggiunto dello spazio è molto superiore da quello che costa. Il gap è tutto lì. Io ho avuto recentemente un'esperienza molto, molto importante su un RSA, andiamo proprio in un campo totalmente diverso, dove mi compravano del materiale non active in questo periodo. E io ho detto, ma scusate bene, ma vi rendete conto? E la differenza tra avere il materiale non active e avere il materiale active era di poche migliaia di euro. Fai conto, non ricordo se sono 5-6 mila euro, in un edificio, in un RSA, che sono il prezzo, credo, di una fornitura di pannoloni, non so, faccio un'ipotesi di questo tipo. Facendogli riflettere su questo punto, dico, guardate bene che poi potete dichiararlo, perché non lo dichiariamo noi, ma lo potete scrivere fuori, quanta gente in quell'RSA ci andrà più volentieri, sapendo che hai dei materiali che salvaguardi di più la salute di quelli che vanno dentro, visto che l'RSA hanno avuto dei problemi più grossi da un punto di vista di mortalità del Covid. Quindi a questo punto anche il contractor ha fatto due conti e ha capito che conveniva seguire la nostra linea piuttosto che mettere un materiale comune che è igienico ma non è attivo nell'abbattere questi elementi negativi. Scusami un attimo Gianfranco, su questo tema, prima di proseguire oltre, vorrei sentire anche l'opinione di Massimiliano. Anche tu hai questa impressione che a volte ci siano dei soggetti, come quello che stava descrivendo poco fa Gianfranco, che non percepiscono il valore di mercato che crea un'applicazione come le vostre? Sì, diciamo che forse adesso, come diceva Gianfranco, l'aspetto culturale sta crescendo. Io lo denoto incontrando tutti i giorni, diciamo, studi di progettazione, no? Quindi sicuramente il mondo della progettazione si sta informando, si sta formando, e a quel livello, diciamo, che è il grado di acculturamento su queste tematiche, anche legate poi ai protocolli di certificazione, perché LEED, WELL, BREEAM stanno, e anche i CAM della pubblica amministrazione ovviamente sono degli elementi trainanti, no? Diciamo che quello che poi diventa un po' l'anello debole di tutta questa filiera è quando poi arriva il general contractor, perché in un'ottimizzazione poi di costi tendenzialmente può capitare che gli aspetti legati a queste delta costi, che sono, come diceva Gianfranco, veramente irrisori rispetto poi al monte complessivo del progetto, però vengono messi un attimino in secondo piano, perché si cerca ovviamente di risparmiare dove si può, ok? E quindi secondo me da questo punto di vista c'è ancora tanto da fare per riuscire a far capire che, soprattutto per, come dicevo prima, oggi che il focus ormai non può essere più cancellato, non si può più tornare indietro rispetto a queste tematiche, diciamo che queste certificazioni, questi prodotti che danno questi diciamo aspetti migliorativi, che sono tangibili, che non sono teorici, non sono dati empirici, ma ormai abbiamo anche dei case study diciamo concreti sul territorio, sicuramente devono essere presi in considerazione e soprattutto devono essere salvaguardati lungo tutto l'iter della filiera del progetto, no? Perché sennò si fa un grande lavoro a monte di capitolati, di predisposizione poi di mock-up di questi materiali, e poi quando si arriva poi alla fase realizzativa, che poi è quella che a tutti noi interessa maggiormente, delle volte si perdono dei pezzi, ecco. Quindi questo sicuramente, secondo me, è il lavoro importante che dobbiamo cercare di fare per i prossimi mesi, per i prossimi anni.
Ecco, quello dei dati è un tema che volendo si riaggancia a quello che stava dicendo prima Alessandro, sul quale l'ho interrotto. Stavo infatti accennando alla sensoristica e in un'epoca in cui parliamo di big data, di informazioni quantificabili, direi che questo è essenziale per avvalorare ciò che fanno i vostri prodotti in ambito di benessere. Sì, Pietro, confermo. Oggi l'utente, quindi il cliente, che non è soltanto il mio cliente, ma è il cliente dell'investitore, è il cliente del general contractor, è il cliente di tutti, che poi è chi comprerà quell'appartamento, oggi ha una sensibilità sempre più elevata rispetto a questi fattori. Massimiliano citava alcuni protocolli dal Well, al LEED, al BREEAM piuttosto che ICAM. Fino a 10 anni fa, 15 anni fa, erano temi completamente poco conosciuti, che oggi invece sono diventati proprio dei riferimenti per tutti quanti, sia i produttori, ma anche per gli utilizzatori. Ma citiamo anche Casa Clima, cioè ci sono tante ormai modi di poter determinare del valore aggiunto a un certo tipo di immobile. Allora, se da una parte questi enti certificatori cercano di andare ad approfondire questi temi, poi anche l'utente finale vuole poter capire, oggi attraverso magari degli strumenti, qual è il grado di bontà del prodotto o anche proprio dell'ambiente che sta vivendo. Allora, la qualità dell'aria può essere monitorata, può essere misurata. Noi abbiamo dei sistemi che sono optional alle nostre macchine standard, che li mettiamo a disposizione come potrebbe essere una variante rispetto a un sanitario, una rubinetteria o una ceramica stessa. Quindi noi offriamo questo prodotto all'utente finale attraverso l'advisor o chi in qualche maniera propone la tipologia di immobile all'utente, e abbiamo visto che in tantissimi casi la gente spende quel qualcosa in più per avere della sensoristica e monitorare costantemente i livelli di umidità, i livelli di VOC, ma anche addirittura i livelli di CO2. Cioè, è banale dirlo, ma 5 persone in una stanza piccolina, come può essere magari un salottino piuttosto che una camera per dormire, dove magari ci si dorme in due, ecco, quella stanza dopo 2 o 3 ore sarà satura di CO2. Allora, sapere che o avere degli strumenti che te lo misurano e che nel momento in cui abbiamo questa saturazione mette in moto dei meccanismi per ricambiare più velocemente l'aria, ecco, è un beneficio, penso, importantissimo. Quindi devo dire che anche in queste operazioni la tecnologia ci viene in aiuto e abbiamo visto che c'è un discreto riscontro da parte degli utenti finali. Ecco, abbiamo pochissimi minuti prima della chiusura, quindi vorrei fare un giro veloce in cui vi chiedo di rispondere in al massimo un minuto. Gianfranco, Alessandro poco fa ha parlato della percezione degli utenti finali. Anche tu hai questa percezione, cioè anche secondo te l'utente finale capisce forse a volte più di chi costruisce l'immobile quanto vale questo benessere? Di sicuro si deve vivere dentro una casa e di abitare, soprattutto adesso con queste anche possibilità di fare smart working, è molto importante che ci sia questa consapevolezza e ci badi molto, perché poi respiri 22.000 volte al giorno. Mi fa piacere che ci siano degli strumenti come quelli che ha Alessandro, che misurano la qualità dell'aria, perché poi se la qualità dell'aria che tu vedi è sempre buona, grazie a quello che tu hai messo dentro, e chiaramente in calci stai più volentieri e ti senti meglio, ma fisicamente. Io sono andato in ambienti dove c'è molto active, si respira effettivamente meglio. E quindi chi ci abita nei posti, l'utilizzatore finale, è quello che secondo me bisogna raggiungere per primo, perché è quello che lì dentro ci respira. Massimiliano, anche tu hai questa percezione?
Sì, la percezione sull'utente finale sta aumentando e sicuramente quello che è avvenuto nell'ultimo anno ha anche modificato, diciamo, il settore immobiliare, anche la ricerca degli immobili è cambiata, no? Cioè, o si cercano immobili che hanno un determinato elevato grado di comfort grazie a soluzioni tecnologiche, oppure si cercano immobili che abbiano grandi terrazzi o piccoli giardini. Credo che anche l'aspetto della digitalizzazione aiuti l'utente finale, no? Perché la ricerca anche di queste tematiche magari prima poteva essere un po' più difficoltosa, oggi andando su Google anche la classica signora Maria si può documentare, può accrescere il proprio livello culturale su queste tematiche, quindi sicuramente confermo che il trend è in crescita. Alessandro, anche secondo te la famosa signora Maria oggi capisce il valore della ventilazione meccanica controllata? Sì, la capisce. Oggi, come diceva Gianfranco, siamo a volte costretti a vivere in casa per tanto tempo. La gente si informa, la gente vuole tecnologie per risolvere il problema e fortunatamente i produttori ce le hanno. Forse quelli meno così informati non sono tanto gli utenti finali, ma sono coloro che dovrebbero inserirli e in qualche maniera prescriverli. Ecco, allora la mission importante, ma grazie anche a Copernico 40 e al Quotidiano Immobiliare, questo è un qualcosa che stiamo cercando di fare, che non sarà brevissimo, si farà in brevissimo tempo, ma da qualche parte bisogna pure iniziare, giustamente. Bene, anche perché quella che c'è qua oggi è una specie di piccola squadra del benessere, del benestare all'interno degli immobili. Quindi abbiamo davanti tanto da lavorare, ma anche lavorando insieme si possono ottenere degli ottimi risultati. Benissimo, allora io intanto vi ringrazio per aver partecipato e ci daremo appuntamento magari più avanti per tornare a parlare di questo tema.